Intanto che aspetto, io ho fatto 3 volte il giro di questo palazzo perché ha una curiosità. Pensate bene, ha 365 aperture, tante quanto sono i giorni dell'anno. Ma io avevo appuntamento col professore Salvatore Di Vita e provo a entrare in questo magnifico palazzo perché dovrebbe essere già qui e vediamo un po' se riesco a trovarlo per parlarvi di questo palazzo che è qualcosa di magnifico della nostra straordinaria Sicilia. E dovrebbe essere all'interno, vediamo di incontrarlo. Eccolo qui il caro Salvatore. Carissimo. Buongiorno. Allora, io ho fatto già il giro alcune volte, stavo dicendo fuori, perché questo palazzo è pieno di aperture, ben 365 se non sbaglio. Sì, così si dice in una, chiamiamola fola, una fiaba un po' contemporanea. Forse lo saranno state 365 nella fase di primo impianto di costruzione del palazzo. In realtà adesso, dopo l'intervento di ristrutturazione, saranno un po' meno. Comunque sono ancora davvero tante tra quelle esterne e interne. Ecco, a cos'era adibito questo palazzo? Questo palazzo è stato costruito intorno al 1870 dalla famiglia proprietaria del feudo, i baroni Pennisi da Acireale. E inizialmente è stato realizzato solo un primo piano fuori terra ed era adibita a casina di campagna dei proprietari. Successivamente è stato edificato il secondo, la seconda sopraelevazione e poi è divenuta la, oltre ad essere l'abitazione appunto della famiglia, è divenuta la sede e la direzione degli uffici della miniera di Floristella. Infatti noi ci troviamo in una miniera di zolfo, la miniera Floristella appunto. Salvatore, è visitabile? Possiamo fare qualche passo all'interno del palazzo? Sì, possiamo intanto vedere, siamo nell'atrio d'ingresso e notiamo la conformazione ottagonale, la pianta ottagonale di questo ingresso molto grazioso. Questa è la cappella gentilizia del palazzo, in cui la famiglia aristocratica aveva modo di assistere alla messa e celebrare i riti. In verità la famiglia qui poi ha dimorato ben poco, perché la salubrità del luogo certamente non è il massimo, data la combustione degli zolfi che all'esterno rende l'aria mefitica. Potremmo dire degli zolfi di che cosa si trattava. Praticamente sappiamo che lo zolfo in Sicilia è stato un elemento particolarmente importante per l'industria chimico-mineraria siciliana in termini produttivi, ma in termini chimici in senso stretto è stata molto importante nell'Europa che veniva a mettere a punto la rivoluzione industriale. Quindi siamo nella, diciamo, intorno alla metà dell'Ottocento, quando lo zolfo siciliano divenne la materia prima per la preparazione dell'acido solforico. L'industria chimica del tempo, attraverso l'acido solforico, poi produceva tutta una serie di derivati, compresa la soda e tante altre cose che vengono utilizzate ancora oggi. Thank you.
Entriamo nel cantinato di questo palazzo. Sì, qui c'erano le cantine della famiglia Pennisi, dove inizialmente, prima che l'industria dello zolfo prendesse il sopravvento, in queste colline c'erano vigneti che producevano dell'ottimo vino, il palmento della famiglia Pennisi. Da lì si produceva il mosto, che poi veniva canalizzato per caduta all'interno di questi sotterranei, dove c'erano, adesso non sono più esistenti, c'erano le botti in legno dove il mosto veniva lasciato a fermentare. Ovviamente nel sotterraneo c'era anche la carbonaia, locali di servizio e di deposito, non esclusi anche salumi e formaggi, che certamente non mancavano mai. Questa era un'uscita mimetizzata a suo tempo, che consentiva agli abitanti del palazzo di poter uscire nel caso di assedi, che tra l'altro erano anche abbastanza frequenti, sia da parte dei minatori sia da parte del brigantaggio della zona, che all'epoca era anche molto attivo. Avrete notato le feritoie in diversi punti strategici del palazzo, soprattutto nel portone d'ingresso principale, dove la fucileria era sempre pronta a respingere eventuali attacchi al palazzo stesso. Ecco, una cosa che non abbiamo detto: di che epoca è questo palazzo? 1870 è stata iniziata la costruzione del primo piano fuori terra, come dicevamo. La sopraelevazione è stata fatta negli anni successivi proprio per ospitare gli uffici della miniera e gli uffici del direttore, che risiedeva qui con la famiglia. Quanto è stata importante la presenza dello zolfo qui a Val Guarnera? Importantissima, tanto da segnare lo sviluppo del paese, che è una fondazione agricola della licenza Populandi e del 1547, concessa al conte Giovanni Val Guarnera dall'imperatore Carlo V d'Asburgo nel 1547. Il paese è una fondazione agricola per lo sfruttamento dei cereali, decupla molto velocemente la sua popolazione, e però è poi nel 1800 che passa dalle 4.000 unità circa di abitanti, passa a 14.000 unità nel 1900, quindi nel giro di un secolo la popolazione è più che triplicata. Proprio perché tante maestranze, tante famiglie si spostavano qui per trovare lavoro, perché qui c'era lavoro, c'era abbastanza manodopera anche per spostare tutto questo zolfo oltre che estrarlo, no? E ciò è avvenuto proprio per questo motivo. Se il paese ha triplicato la sua popolazione è proprio in virtù di questo lavoro, che potremmo definire un lavoro strutturale. Oltre a quello dell'agricoltura, questa era la prima industria vera e propria che nasceva in zona, l'industria chimico-mineraria, e consentiva a tanta gente, pur nella precarietà, dovremmo poi parlare dei Carusi, dovremmo dire tante altre cose per definire bene questa attività produttiva, pur nella precarietà questo lavoro dava da vivere a tanta gente. Ecco, noi davanti a noi vediamo un'ampia struttura, tanti piccoli edifici che sicuramente erano adibiti, ognuno a delle mansioni diverse. Quanto zolfo, quanto era grande, quanto zolfo si riusciva a produrre qui? Era dunque, questa vallata è proprio la vallata della miniera Floristella in senso stretto, e possiamo vedere le strutture dei pozzi
quello, il castelletto in pietra è il pozzo numero uno della miniera, quello dietro in ferro è il pozzo numero due con la relativa sala d'argano, e questo che vediamo alla nostra sinistra, il pozzo numero 3 della miniera, realizzato nel 1970, in epoca recentissima, se vogliamo, quando già il settore era ormai in crisi. Difatti le miniere sono state chiuse definitivamente nel 1985. I due pozzi che vediamo lì risalgono alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, mentre sulla nostra destra, se ci spostiamo, possiamo anche vedere le strutture dei forni di fusione, cioè i calcheroni e i forni Gill, dove lo zolfo veniva trattato per essere reso un prodotto commercialmente valido. Ecco, ma tutto questo è possibile visitarlo o ancora non siamo in questa fase? In fase, le strutture di superficie sono visitabili, alcune sono state recuperate, soprattutto i calcheroni, con degli interventi finanziati con i fondi POR. Il sottosuolo, ahimè, non è visitabile in questo momento perché le miniere sono state tutte tombate per effetto di una legge regionale che imponeva tale obbligo in funzione della sicurezza. E poi successivamente, con l'avvento della macchina a vapore, dell'energia meccanica, è stato possibile inseguire le vene di zolfo in profondità. Quindi le profondità della miniera in questo caso sono arrivate sino a 200 e oltre, a 200 metri di profondità, con una serie di cunicoli che potremmo immaginare come il condominio di un palazzo, dico per farmi capire, per far capire a chi non ha mai visto o sentito parlare di una miniera. Il condominio di un palazzo a più piani, servito da un ascensore che permette di andare ai vari piani. Immaginiamolo naturalmente come se fosse capovolto. Noi non saliamo nel palazzo, ma scendiamo nella miniera, scendiamo nel sotterraneo. Ecco, tu sei un grande esperto anche della storia della Sicilia, e la Sicilia è diversa per aree geografiche, per province, ci presenta delle sfaccettature sempre diverse. La presenza delle miniere in Sicilia non è diffusa ovunque. Quali sono i siti più minerari, quelli più... In effetti le province minerarie dove è stata rilevata una cospicua presenza di questo prodotto, dello zolfo, sono essenzialmente tre, e sono la provincia di Caltanissetta, Agrigento ed Enna. Caltanissetta nell'Ottocento divenne la capitale mondiale dello zolfo, tant'è che lì nacque la prima scuola mineraria dopo l'Unità d'Italia. È lì che esiste ancora oggi un istituto denominato Sebastiano Mottura, che era un geologo piemontese che nell'immediato dell'Unità d'Italia operò tantissimo in Sicilia e operò tantissimo anche in questa miniera di Floristella, addirittura salvandola, perché si pensava in un primo momento che fosse esaurita, che si erano esaurite le vene superficiali di zolfo. Lui riuscì a indagare e scoprire la prosecuzione del giacimento in profondità e lo segnò con quei due pozzi che abbiamo appena visto, il pozzo 1 e il pozzo 2, che prendono le estremità della sezione Sant'Agostino, così chiamata, ed è lì che la miniera ha avuto nuova vitalità e praticamente ha segnato la fortuna anche della famiglia proprietaria. Ecco, naturalmente non si finisce mai di parlare di questo argomento, ma noi dobbiamo proseguire in questo nostro viaggio nel racconto di Val Guarnera. Ricordiamo che siamo a 7 km, quindi adesso ci metteremo in macchina con la troupe Bella Sicilia, con tutti gli amici dell'amministrazione comunale che ci hanno accompagnato qui. Ma prima di lasciare questo posto ricordiamo una cosa importantissima: è possibile visitarlo, bisogna prenotarsi, come bisogna fare?
Certamente, oggi il sito è gestito da un ente pubblico della regione siciliana denominato Ente Parco Minerario Floristella Grotta Calda. Ha un suo sito internet, i suoi uffici presidiati da personale. Basta mettersi in contatto con loro per poter programmare delle visite anche guidate in questi luoghi.